Perché alcuni rococò sono morbidi, altri sono duri? Perché dipende dalla quantità di zucchero che dà croccantezza. Quindi aumenti la quantità di zucchero e diminuisci quella di miele. Per fare i rococò più croccanti puoi anche giocare sulla temperatura, cioè diminuisci la temperatura ed aumenti il tempo di cottura. Vuoi che metta a punto una ricetta per i rococò più duri? Sì, grazie, io li preferisco più croccanti. Ma perché questi li hai fatti di 40 grammi? La vezzatura classica del rococò napoletano è di 80 grammi circa, però facendo un rococò più piccolo da 40 grammi, si evita di spezzare il rococò a metà come succede di solito per questi qua più grandi. Perché fai riposare l'impasto per 24 ore? La farina integrale presente nell'impasto ha bisogno di tempo per idratarsi e quindi nelle 24 ore l'impasto raggiungerà la consistenza giusta per essere lavorato. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Facile, servono due tortori in cucina.